Messaggio della Madonna nelle apparizioni di Zaccaria a Marco Taddeo il 3 ottobre 2021. Figli miei, ancora una volta io vi invito alla conversione. Siete stati creati per amore di Dio e per amare Dio, per servirlo in questa vita e anche per lodarlo nell'altra. E finché non rivolgerete totalmente i vostri cuori totalmente a Dio e lo amate con tutte le forze dei vostri cuori, sarete sempre inquieti, turbati, infelici, persi e senza senso per vivere. Solo in Dio troverete la vera gioia di cui scaturiscono la vera felicità e la vera pace. È stata questa pace che sono venuta qui a offrirvi, che è la pace dell'amicizia di Dio, dell'unione con Dio che si può sentire solo nella preghiera profonda con il cuore. Affrettate la vostra conversione perché il mio segreto di La Salette, che sta già accadendo, tra breve avanzerà ancora qualche fase e allora il mondo intero tremerà per ciò che verrà. Perciò pregate, pregate, solo la preghiera e la fede illumineranno il mondo. Le tentazioni dell'inferno saranno inutili, innocue contro l'anima che ogni giorno prega il mio rosario con il cuore. Continua, figlio mio Marco, perché questi rosari meditati, queste ore di preghiera, registrate da te, le tredicine, le novene, questi film, formeranno una barriera. Coloro che seguiranno questa strada diventeranno belli, perfetti e santi, come la mia piccola figlia Bernadette, che è il frutto perfetto e glorioso del mio messaggio di Lourdes. Vi benedico tutti da Lourdes, da Pontmain e da Zaccaria. La Madonna in questo messaggio ci parla dell'incontro con Dio, ma più che chiamarlo Dio, dell'incontro con nostro Padre. Un padre che possiamo amare, lodare e ringraziare attraverso soltanto un tipo di preghiera, che è quella intima, quella meditata, quella fatta con il cuore, perché la preghiera con il cuore è una preghiera che attira gli angeli. E stasera, mentre camminavo, perché stavo ritornando a casa, ero andato a fare un po' di spesa per mia madre, nel mio cuore pregavo e offrivo alla Santissima Trinità il peso di quella busta per riparare le azioni di tutte quelle anime che oggi, portando dei pesi, non hanno calcolato, non hanno pregato, non hanno manifestato il loro desiderio di parlare con Dio nel proprio cuore. E allora poi, ritornando a casa, il mio sguardo era perso nel cielo, davanti a quella luna, quella creazione che nessuno contempla, amando e glorificando Dio. E in quel momento sono scesi gli angeli, mi hanno guardato e poi sono risaliti al cielo. E questa è una grande grazia, perché spesso durante ogni mese questi angeli scendono a consolarmi, ad abbracciarmi, a coccolarmi. E lo fanno perché ascoltano la preghiera intima che il mio cuore vuole offrire a questo dolce Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Allora che ognuno di voi possa imparare a pregare intimamente, contemplando la creazione, la natura, e parlando a tu per tu con la Santissima Trinità nel proprio cuore.
in qualunque luogo vi trovate. E di certo questo porterà a tutti voi benefici e forse anche voi, come me e come tanti altri, avrete questa benedizione da parte del cielo di vedere gli angeli e non confonderli con i demoni. Allora preghiamo tutti sempre questo santo rosario che la Madonna ha lasciato qui a Giacarei, il rosario delle lacrime, e impegniamoci, se possiamo, a diffondere i messaggi della Madonna e anche quelli un po' più importanti, la Salette, Garabandal, Fatima, Lourdes, Medjugorje, e anche questi, se vorrete. Io non vi chiedo, come ho già fatto in altri video, like, iscrizioni. Se vorrete aiutarmi, mi basta la vostra preghiera. Tutti insieme cerchiamo di mettere in pratica quello che ci chiede la Madonna. Avanziamo in questa conversione che necessita della confessione, della Santa Eucaristia, e di una preghiera intima, non meccanica. Quindi anche durante il rosario, il mio invito a voi, quello che davanti a ogni decina leggiate il passo della Bibbia, lo meditate, inserite delle intenzioni per determinate situazioni, per determinate persone, e fate un po' di preghiera su quella decina, senza a fare come fanno spesso in chiesa, sì, magari il primo mistero della gioia, c'è l'annuncio dell'arcangelo alla Vergine Maria, e poi iniziano con i Padre Nostri e l'Ave Maria, e così un rosario meccanico non meditato. Invece la Madonna vuole un rosario dove si medita, si prega e si offrono delle intenzioni. Perché il rosario meditato è un rosario che permette agli angeli di emozionarsi davanti a quelle anime che offrono, che si impegnano nel metterci il cuore nella preghiera. Allora io vi porto tutti nelle mie preghiere e impegniamoci in questo cammino di conversione, perché i tempi sono maturi. E la conclusione della misericordia, dei tempi di misericordia, sono vicini per lasciare spazio ai tempi della giustizia divina, nei quali poi non avremo neanche più molto tempo per metterci in ginocchio e chiedere perdono alla Santissima Trinità della nostra vita senza la preghiera, senza la Madonna, senza tutti quegli appelli che oggi fortunatamente abbiamo e dei quali dobbiamo approfittare per velocizzare la nostra conversione, il nostro stile di vita, affinché Dio possa donarci la fede, la pace e la gioia nei nostri cuori in questi tempi bui. Sia lodato Gesù Cristo.